Salve a tutti voi amici del canale e salve a tutti voi partecipanti al torneo del canale 2013. Allora, il primo turno è iniziato, come spero già sapete. Ok, siccome qualcuno mi ha destato dei sospetti sul fatto che, diciamo, il regolamento e cosa fare per partecipare al torneo fosse effettivamente stato compreso correttamente, vi faccio ora un piccolo riassunto su cosa esattamente dovete fare per prendere parte al torneo. Allora, innanzitutto andate sulla pagina che è il primo link nella descrizione del video, che sarebbe questa, che è la pagina di riferimento del torneo. Allora, qui in breve ci sono in cima già le istruzioni base per partecipare al torneo. Subito sotto c'è il primo turno. Le partite qui segnate dovranno essere giocate entro giovedì. Di norma giovedì alle 9:30 di sera, quando io sarò lì online a dare un'occhiata a quello che sta succedendo. Allora, step 1. Andate a cercarvi su questa lista e trovate chi è il vostro avversario. Ad esempio, Mauri Roberto e Milone Gaetano. Se siete Mauri Roberto, dovete giocare contro Milone Gaetano. Voi avrete il bianco e Milone Gaetano il nero. Dovete, per poter giocare su chess.com, insieme essere amici. Quindi, prima cosa da fare, cercate questo Milone Gaetano qua sotto, sempre nella stessa pagina. Potete fare CTRL F e cercare Milone per fare prima. Ok. Allora, vedete che il suo nickname è Scarface LFTM. E qui c'è un link. Se premete il link andate direttamente alla sua pagina chess.com e esattamente qui, ora voi non lo vedete, ma c'è la possibilità di richiedere l'amicizia e sotto c'è la possibilità di scrivere un messaggio. Quindi, se vi volete già subito mettere d'accordo su quando giocare, potete subito mandargli un messaggio via chess.com tramite questo punto link qui. Premete qui e vi sapete un'altra pagina dove potrete scrivere il soggetto e il corpo del messaggio, tipo direi giocare mercoledì a quest'ora oppure giovedì a quest'altra. Ti va bene? Ok, a posto. Tornando qui, una volta che avete giocato la partita mi dovrete mandare il risultato e lo potete fare tramite una di queste vie: email oppure sul gruppo Facebook oppure direttamente su chess.com, e qui ci sono i link per farlo. Ok, sarebbe opportuno mi mandaste anche il link alla partita. E come fate a trovare il link alla partita? Anche questa è una cosa che non tutti sanno. Supponiamo siate su chess.com e questa è una partita esempio che è appena finita. Quello che dovete fare è semplicemente copiare la barra dell'indirizzo, CTRL C, e mandarmela incollandola col CTRL V. Ok, quindi abbastanza chiaro. Infine, l'ultima cosa che vi dico è che, come vedete qui, le partite non sono aggiornate con i risultati. Già 9 giocatori hanno giocato da venerdì adesso. Per vedere i risultati aggiornati dovete andare sul link dati del torneo, questo, e andare su pairing e round che vi interessa, cioè il primo, ce n'è uno solo a questo punto. Se vedete, tutti i risultati che sono 0U0U sono ancora da essere inseriti, quelli invece già inseriti, cioè le cui partite sono già state giocate, sono 1-0-0-1, però è nessun pareggio, ce ne sono 9. Un'altra cosa che mi è stata chiesta abbastanza spesso è cosa succede se ad esempio un giocatore non riesce a contattare l'altro in tutta la settimana, perché magari si dà latitante e giovedì non c'è online e quindi non possono giocare. Semplicemente io giovedì dalle 9:30 alle 10 sarò online. Questa settimana veramente, la prossima forse, vedremo un po' come evolve la situazione. Semplicemente me lo segnalate su chess.com, sarò sul live chess.com, mi potete contattare e segnalare che il giocatore tot non è stato reperibile e non è online al momento, quindi non potete giocare. Vi darò la vittoria a forfè automatica. Ok, quindi con questo è tutto, non resta che augurarvi ancora in bocca al lupo, spero di non essere stato troppo ripetitivo. Ci vediamo online, a presto, ciao ciao.